stata una partita dove chiaramente la qualità della Roma gli ha permesso di avere una gestione della palla per più tempo, ma una gestione della palla che non sempre è stata redditizia, perché abbiamo fatto secondo me una partita molto importante dal punto di vista della copertura degli spazi e del muoversi in maniera coordinata e ordinata, non rinunciando quando potevamo di ripartire, quindi di poter sfruttare ripartenze veloci. E chiaramente sappiamo benissimo che c'è una differenza tra noi e la Roma, però siamo venuti qua con la mentalità di pensare in grande, quindi di pensare di poter strappare un punto. Probabilmente avremmo potuto prendere un gol forse in due o tre circostanze, in altre circostanze, ma quello che abbiamo subito non siamo molto d'accordo. Ecco, secondo me il rigore non c'era, lo accettiamo serenamente. C'è un po' di rammarico per come sono stati giudicati gli episodi, il rigore da una parte, la munizione. Sono dei due, io non darei mai quel rigore, ma è una mia idea, nel senso che io non dispongo della verità e non pretendo di averla. Come percezione personale, ecco, ritengo che un rigore è un evento importante che determina un vantaggio importante per una squadra. Nel primo caso credo che, io l'ho già vista, quindi ho avuto quella percezione dal campo. La scivolata è stata laterale per poter impattare un potenziale tiro, perché stava arrivando il pallone in corridoio, il mio giocatore è entrato in scivolata per poter anticipare magari un eventuale tiro. E non c'era rigore, cioè non c'è stato il tocco, il giocatore è il giocatore della Roma che cade sul nostro, e nel secondo, pur avendo anticipato la palla, secondo me non c'è nulla di che, ma non c'è neanche la simulazione però. Noi non possiamo chiedere, lo sapete, non possiamo chiedere delucidazione riguardo all'utilizzo del VAR. Secondo me, io personalmente sono molto favorevole, perché i numeri stanno dimostrando che comunque l'utilizzo della tecnologia può dare una mano agli arbitri a cercare di sbagliare di meno. Dopotutto siamo tutti umani e tutti possiamo sbagliare, quindi da questo punto di vista credo che l'unica difficoltà per gli addetti ai lavori sia quella di capire quando entra e quando viene, insomma, utilizzato per poter decidere alcuni episodi. Il tutto molto serenamente, perché essendo il primo anno, come tutte le cose che vengono inserite, ci vuole un po' di tempo per dare. Il rammarico c'è sicuramente, poi non sta a me commentare l'episodio. L'unica cosa che posso commentare è che secondo me sono entrato scivolato in opposizione al pensiero che Collaro potesse calciare, e poi l'arbitro insieme al VAR ha deciso di fischiare il rigore. Ci sarà sicuramente gente competente che valuterà al meglio la situazione.